Ben ritrovati al corso di tecnica delle costruzioni. Nella lezione di oggi ci occuperemo degli edifici in cemento armato in zona sismica e dei criteri di progettazione e di verifica secondo la nuova normativa sismica italiana. Bene, alle strutture in cemento armato è comunque richiesto un comportamento che sia dissipativo, che abbia un carattere di dissipazione, un comportamento dissipativo di insieme. Questo comportamento, come abbiamo già visto in alcuni accenni alle lezioni precedenti, determina tutta la risposta dell'edificio, della struttura in cemento armato. Il comportamento dissipativo si caratterizza nella capacità di dissipare energia e questa capacità sarà tanto più elevata quanto maggiore sarà il numero di elementi duttili in cui si svilupperanno le deformazioni anelastiche, quindi al di fuori del dominio elastico. Questa caratteristica, quindi di sviluppare deformazioni elastiche negli elementi duttili e di evitare meccanismi, evitare crisi per meccanismi di resistenza di tipo fragile, quale il taglio, informa quello che è il criterio della gerarchia delle resistenze che la normativa ha introdotto come elemento di novità insieme al criterio del performance based design. Bene, quindi alle strutture in cemento armato comunque si chiede una capacità di dissipare energia. Si distingue però questo comportamento dissipativo viene differenziato tra edifici o strutture in cemento armato ad alta duttilità, quindi etichettati con la lettera A, e che sono caratterizzati da un'elevata capacità di dissipare energia, e bassa duttilità ai quali si chiede quindi una soglia minima di duttilità e quindi una minima capacità di dissipare energie, visto che non si prevede che ci sia una struttura in cemento armato che non sia capace di dissipare energia. Passiamo ad analizzare quali sono le indicazioni, le prescrizioni che la nostra normativa pone sui materiali. Guardando innanzitutto il calcestruzzo, non si accettano classi di calcestruzzo inferiori a C20/25, che vuol dire una resistenza inferiore a 20 newton al millimetro quadro se parliamo di resistenza cilindrica e 25 newton al millimetro quadro se parliamo di resistenza cubica. Altro materiale componente è l'acciaio. All'acciaio si chiede una deformazione, ultima caratteristica riferita a un frattile pari al 10%, maggiore, superiore al 7,5%. Altro vincolo è il rapporto tra la resistenza, la tensione, di rottura F con T e la tensione di snervamento valutato sui valori medi che stia nel rapporto compreso tra 1,15 e 1,35. E in terzo punto, che la tensione di snervamento effettiva rapportata alla tensione di snervamento nominale sia comunque confinata al di sotto dell'1,25, quindi si accetta un massimo del 25% di incremento della tensione di snervamento effettivo rispetto appunto a quella nominale. La duttilità dei materiali, quindi se parliamo di duttilità delle strutture, certamente la duttilità gliela conferiscono i materiali. Beh, parlando di acciaio, è noto che l'acciaio è materiale duttile per eccellenza, quindi evidenzia nel diagramma sforzi e deformazioni oltre il limite elastico, un tratto molto pronunciato in cui si sviluppano grandi deformazioni con nulle o bassissime riduzioni di tensione. Quindi sulla duttilità dell'acciaio sicuramente si fa affidamento pur imponendo i limiti che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda il calcestruzzo, bisogna fare dei distinguo. Se il calcestruzzo non è confinato, ha un carattere essenzialmente fragile. Quindi, se invece
aumenta il confinamento, quindi aumenta il numero delle staffe apportate al passo in un elemento, trave o pilastro, qualsiasi altro elemento in cemento armato, bene, allora si nota una capacità di sviluppare deformazioni più grandi oltre il valore massimo, pur ammettendo una riduzione della tensione sigma con C. Quindi, fino ad arrivare per livelli di confinamento elevati, quasi, diciamo, come comportamento qualitativo, ha un comportamento simile a quello che sviluppa nell'acciaio, dove la riduzione di tensione è molto ridotta. Quindi nel caso del calcestruzzo dipende da qual è il grado di confinamento per stabilire il livello di duttilità. E nei risultati e negli effetti sulla risposta di una struttura in cemento armato nel suo complesso vedremo che incide moltissimo. La capacità di dissipare energia dipende ovviamente non solo dai materiali ma anche dall'organizzazione strutturale e quindi dipenderà dalle tipologie strutturali che vengono impiegate. Le tipologie strutturali per gli edifici in cemento armato più diffuse sono sicuramente quelle qui elencate, quindi strutture a telaio, strutture a parete, strutture miste parete-telaio-parete. Nelle strutture a telaio la risposta alle azioni orizzontali è essenzialmente affidata ai telai che si sviluppano nello spazio, quindi telai nelle due direzioni nel piano. Nelle strutture, cioè a parete, le azioni orizzontali sono esclusivamente affidate alle pareti verticali, quindi agli elementi di controvento rappresentati dalle pareti e al pareti singole e doppie, quindi che possono essere associate allo schema, alla nostra struttura, prese singolarmente in un piano oppure accoppiate tra di loro, quindi con elementi di congruenza imposti da elementi lineari, quali gli elementi travi che qui sono rappresentati. Nel sistema, cioè telaio-parete, le azioni orizzontali vengono sempre affidate alle pareti, mentre ai telai si affida la resistenza alle azioni verticali, essenzialmente le azioni verticali. In funzione quindi della tipologia strutturale e ovviamente dei materiali e dell'organizzazione strutturale nello spazio, si caratterizza la capacità di dissipare energia. Questa capacità di dissipare energia trova una sintesi nel coefficiente di struttura Q, che abbiamo già definito nelle lezioni precedenti, che ci permette quindi di definire l'azione sismica a partire dallo spettro di risposta elastico. Lo ricordiamo, il fattore di struttura risulta essere funzione di un fattore di struttura Q con 0 di riferimento, che dipende dalla tipologia strutturale, da un coefficiente che dipende dal livello di duttilità e da un coefficiente K con D e un coefficiente K con R che dipende dalla regolarità della struttura. Quindi Q con 0 dipende dalla tipologia strutturale, classe di duttilità per il K con D e vediamo che K con D si differenzia ed è pari a 1 per una duttilità elevata, quindi classe A, e pari a 0,7 per duttilità bassa. Il coefficiente di regolarità assume valori 1 e 8 a seconda se sia o no regolare in elevazione, quindi lo sviluppo verticale. Il Q con 0 si differenzia ancora in funzione della tipologia adottata, quindi per strutture a telaio il Q con 0 assume un valore 4.5 per il rapporto tra alfa U ed alfa 1. Ricordiamo che alfa 1 e alfa U sono i coefficienti rispettivamente i coefficienti moltiplicativi dell'azione sismica che portano alla formazione della prima plasticizzazione e il coefficiente che porta alla condizione ultima, di resistenza ultima. Per le strutture a pareti si ha una riduzione, quindi abbiamo 4 per lo stesso rapporto alfa U su alfa 1, per le strutture miste telaio-parete siamo sullo stesso rapporto, le strutture a nucleo, quindi rappresentate dagli elementi scatolari e composti da pareti di controvento, il coefficiente di struttura Q con 0 assume un valore 3, quindi un valore più ridotto. Bisogna tenere presente che comunque il rapporto alfa U su alfa 1 deve rimanere confinato al di sotto di 1.5. Grazie.
Il rapporto, quindi il Q con 0, dipende quindi dal rapporto alfa U su alfa 1. Questo rapporto anch'esso si differenzia in funzione delle varie tipologie adottate. Quindi per edifici a telaia ad un solo piano, il coefficiente 1, quindi quel 4.5 per alfa U su alfa 1, resta, non subisce nessuna amplificazione, ma resta pari a 4.5. Se passiamo a telai, a edifici a telaia a più piani e a una sola campata, abbiamo un incremento del 20%. Se passiamo a più campate e più piani, allora abbiamo un incremento del 30%. Per gli edifici a pareti non accoppiate si evidenzia un incremento del 10% e gli edifici a pareti accoppiate o miste telaio-parete riescono a sfruttare un incremento del 20%. Quindi dall'espressione si può vedere come il coefficiente Q varia e può assumere valori piuttosto importanti che ne definiscono vanno a definire l'azione sismica e quindi le operazioni di progetto e verifica fanno un riferimento a un'azione sensibilmente più bassa rispetto a altre strutture meno duttili o addirittura fragili. Allora, il progetto quindi, delle strutture in cemento armato in zona sismica fa riferimento a questa capacità di dissipare energie e quindi ne condiziona tutte le operazioni. Bene, rispetto al progetto tradizionale, che qui vediamo sintetizzato in questa diapositiva, la verifica e le condizioni di sicurezza vengono valutate nel confronto tra la resistenza di calcolo e la sollecitazione di calcolo, secondo la condizione che la resistenza sia sempre maggiore o uguale alla sollecitazione di calcolo. Ora, questa condizione non impedisce la possibilità che si creino modi di collasso, di danneggiamento di tipo fragile, quindi, perché il confronto è relativo a un confronto tra resistenza e sollecitazione. Nella nuova filosofia introdotta dalla nuova normativa e in particolar modo attraverso il criterio della gerarchia della resistenza, le modalità di raggiungimento del collasso o di danneggiamento possono essere guidate, facendo attenzione ponendo attenzione a progettare una struttura o strutture che siano in grado di dissipare appunto energia. Questa capacità di sviluppare o di guidare le modalità di collasso, di danneggiamento, è quindi direttamente funzione della duttilità della struttura e quindi della capacità di dissipare energia. Duttilità della struttura che ovviamente va a incidere fin dalla partenza, quindi fin dalle prime operazioni di progettazione che vanno a definire qual è l'azione rispetto al quale dobbiamo assicurare la sicurezza della struttura. Fare solo un confronto, ricordiamo ancora alcuni schemi che abbiamo visto già in precedenza. Una struttura che è molto duttile, quindi con una duttilità strutturale che qui potremmo definire ideale perché è difficile da raggiungere, e cioè una struttura che arriva allo stato limite ultimo passando attraverso la formazione delle cerniere plastiche all'estremità delle trave e solo in ultimo alla base delle colonne, bene, questa ha sicuramente una capacità, una sicurezza, una capacità di resistere alle azioni orizzontali, forti come quelle che sono nel caso sismico, molto, molto importante, molto elevata, soprattutto se confrontata con una situazione, contrapposta come quella qui rappresentata, dove si formano, la struttura è progettata con criteri che non impediscono il formarsi delle cerniere all'estremità dei pilastri e questa condizione risulta pericolosa perché basta che si creino le cerniere all'estremità dei pilastri di un unico piano e sono in grado, questa situazione è in grado di portare al collasso della struttura, quindi allo schiacciamento dei piani superiori su quella inferiore. Quindi solo questo semplice confronto mette in evidenza l'importanza della duttilità della struttura e quindi l'importanza del criterio della gerarchia delle resistenze nel guidare il percorso che porta la struttura a raggiungere lo stato limite ultimo.
Entriamo un po' più nel taglio del dimensionamento e della verifica. Parlando di dimensionamenti, le prime indicazioni che la normativa ci dà fanno riferimento ai limiti geometrici. Se parliamo di travi, ebbene, abbiamo un'indicazione in cui c'è che la larghezza delle travi non può avere valori inferiori a 20 cm. Per le travi in spessore la larghezza non deve essere minore della somma delle dimensioni del pilastro. Quando la trave è all'estremità della trave, in corrispondenza del pilastro, la larghezza delle travi non può essere superiore alla somma dei due lati della sezione trasversale del pilastro. E comunque il rapporto tra base e altezza deve risultare superiore a 0,25. Parametri importanti che ci permettono, ci indicano anche dei criteri per eseguire operazioni di predimensionamento su cui poi andare ad eseguire le verifiche, le analisi e le verifiche successive. Passiamo ad analizzare quali sono le sollecitazioni. Le sollecitazioni, in questo caso flettenti e poi quelle taglianti. Nel caso di sollecitazioni flettenti, nelle travi i momenti flettenti sono assunti coincidenti con i risultati dell'analisi globale della struttura. La flessione è un meccanismo di tipo duttile, quindi non richiede particolari accorgimenti. Quindi i risultati che noi otteniamo dall'analisi sono quelli che entreranno nelle verifiche nel confronto con valori di resistenza. Per le sollecitazioni taglianti, invece, dobbiamo distinguere tra struttura più o meno duttile, quindi tra classe di duttilità bassa, quindi classe B, e classe di duttilità alta. Nel caso di classe di duttilità B, dove quindi non si richiede un livello di duttilità elevata, quindi una elevata capacità di dissipazione, le sollecitazioni taglianti saranno quelle di calcolo, quindi che vengono fuori dall'analisi strutturale. Nel caso della classe duttilità, bene, allora le sollecitazioni taglianti sono quelle che soddisfano, che ci vengono indicate applicando il criterio del capacity design o gerarchia delle resistenze, quindi anche facendo riferimento anche a schemi semplificati che soddisfano questo criterio. Quindi nel caso di trave appartenendo a una struttura di bassa duttilità, allora le azioni che agiscono su una trave saranno i carichi verticali, dovuti ai carichi permanenti, più i carichi variabili opportunamente combinati, e più l'azione sismica. In questo caso la sollecitazione tagliante sarà uguale al taglio prodotto dai carichi verticali più l'effetto dei momenti applicati all'estremità, considerati con verso concorde, diviso la lunghezza della trave, LC1 in questo caso. Quindi siamo nella condizione in cui non chiediamo particolari condizioni, particolari dettaglio per la valutazione delle sollecitazioni taglianti. Cosa diversa è riguarda il caso della struttura con un'elevata duttilità, in cui nella stessa situazione i valori di taglio da usare come sollecitazione nelle operazioni di verifica, contengono ancora il contributo dei carichi verticali, quindi permanenti e variabili, e fanno riferimento non più alle sollecitazioni di calcolo, ma ai momenti resistenti all'estremità della trave considerate con segno concorde, diviso quindi la lunghezza, ulteriormente moltiplicata per un coefficiente gamma RD che si assume pari a 1,20. Quindi il taglio, rispetto ai valori visti nella formula precedente, sicuramente è superiore e non fa più riferimento alle sollecitazioni, ma ai valori resistenti. Quindi questo serve a impedire che si verifichino crisi per meccanismi di tagli, per sovente la resistenza a taglio, prima che si siano sviluppate le resistenze a flessione, quindi prima che la flessione abbia prodotto deformazioni in campo anelastico. Quindi, in sostanza, il criterio della gerarchia della resistenza impone questo per proteggere quindi dalla formazione di meccanismi resistenti a taglio che possono portare in crisi gli nostri elementi strutturali.
Quindi queste erano le sollecitazioni. Per le verifiche riguardo alla flessione, beh, siamo nella condizione più semplice, perché appunto la flessione è un meccanismo duttile, quindi il confronto, quindi la verifica avviene confrontando il momento resistente con il momento sollecitante. Nel caso invece di resistenze, per la classe, si differenzia di nuovo tra classe di duttilità bassa della struttura e classe di duttilità alta. Nel caso di bassa duttilità, le verifiche a taglio e il calcolo delle armature si eseguono con i criteri adottati in aree non sismiche, quindi si usano gli stessi criteri, proprio per la caratteristica della nostra struttura a cui, di bassa duttilità, a cui non chiediamo una capacità alta, elevata di dissipare energia. Nel caso invece questa capacità noi la chiediamo, allora la resistenza a taglio viene valutata con la stessa filosofia, evitando di fare affidamento su quelle resistenze che possono avere carattere fragile, quindi possono portare a meccanismi di rottura di tipo fragile. Quindi, prima indicazione, si trascura il contributo del calcestruzzo sulla resistenza a taglio. Il taglio massimo, quindi il massimo tra il V massimo e V minimo, quindi il taglio massimo positivo e il taglio massimo negativo in valore assoluto, prendendone il valore assoluto, non, se nel caso in cui supera il valore VR1 valutato come 10 volte la tau RD per la larghezza d'anima della trave per l'altezza utile D, non deve quindi superare, il massimo non deve superare questo valore di riferimento VR1. Se lo supera, se nel caso in cui il massimo taglio è superiore a questo valore, il taglio VR1, allora la normativa ci obbliga a utilizzare delle staffe inclinate a 45 gradi. Nell'espressione che abbiamo visto, la tau RD è valutata secondo la formula qui riportata, quindi la radice cubica di RCK al quadrato diviso 28. Ora, una riflessione su questa imposizione delle staffe a 45 gradi. Mettere delle staffe a 45 gradi in una trave è estremamente complicato, richiede molto tempo e quindi è molto costosa. Quindi questo vincolo in sostanza è una... serve soprattutto a sconsigliare adottare valori di taglio superiori al valore VR1 qui indicato. Quindi nel caso in cui ci trovasse in questa situazione, se non si è proprio costretti altrimenti, conviene cambiare la sezione, quindi rimodulare la sezione della nostra trave. Nel caso in cui comunque il taglio massimo, quindi non deve comunque superare il valore 15 volte la tau RD per la larghezza d'anima della trave per l'altezza utile. Quindi abbiamo questi due limiti. In un caso, quando siamo in presenza del termine del coefficiente 10, siamo costretti a utilizzare un particolare tipo di staffe inclinate appunto a 45 gradi. E comunque non dobbiamo superare il valore di 15 volte l'espressione tau RD per B per D. Alcuni particolari costruttivi che rappresentano le indicazioni per poter comunque conferire alla struttura in cemento armato un carattere dissipativo, una capacità di dissipare energia e quindi un comportamento di insieme duttile, anche se differenziato tra basso e alto, ma comunque un minimo deve essere assicurato. Allora, nel caso le armature longitudinali, la norma impone che Rocon S o Rocon I sia compreso tra intervalli, quindi 1.4 diviso FYK tensione di snervamento e la Rho di compressione più 3.5 diviso FYK. Il significato dei termini è quello qui riportato. Rocon S rappresenta la percentuale geometrica dell'armatura al lembo superiore, quindi A con S diviso BW per DW, BW sta sempre a indicare l'anima della trave. Nel caso di sezione AT, nel caso di sezione rettangolare, l'anima coincide con questo BW, coincide con la larghezza della trave. Rho con I
rispettivamente e coincide e rappresenta la percentuale di armatura longitudinale, la percentuale geometrica dell'armatura longitudinale facendo riferimento appunto all'armatura inferiore, questo al limite inferiore. Il termine rho pedice comp rappresenta la percentuale di armatura compressa, quindi se c'è armatura diversa del lembo superiore e inferiore, nel momento in cui se l'armatura tesa è quella inferiore, l'armatura compressa sarà quella al lembo superiore. Quindi questo valore di ρ va a sommarsi al 3.5 di Uf/yk che rappresenta il limite superiore della percentuale geometrica dell'armatura longitudinale. In presenza di sezioni e travi a T, spesso, quasi sempre, in condizioni normali si considera una, la soletta del, appartenente al solaio di un edificio come altezza, soletta collaborante, quindi che faccia parte della stessa sezione resistente. In prossimità delle travi, in prossimità delle estremità delle travi, quindi vicino ai pilastri, la quantità di soletta che possiamo considerare collaborante, quindi facente parte della stessa sezione resistente, può essere come se entro due limiti diversi. Qui sulla sinistra vediamo il caso di una trave che arriva sul pilastro dove non incrocia nessun'altra trave nella direzione normale alla sua. In questo caso la larghezza di soletta collaborante non può portare la parte superiore della trave ad eccedere la larghezza del pilastro stesso. Nel caso delle immagini di destra, nel caso la trave incrocia il pilastro e incrocia anche una trave, un'altra seconda trave in direzione normale, bene, allora la larghezza collaborante può essere estesa per due volte H oltre la dimensione del pilastro su entrambi i lati, dove H rappresenta l'altezza della soletta. Vincoli limiti sull'armatura longitudinale, sempre pensando alle sezioni a T. Bene, nel caso di sezione a T, la normativa ci impone che almeno il 75% dell'armatura superiore, sempre in corrispondenza dei pilastri, deve essere posizionata nella dimensione, nella larghezza dell'anima della sezione a T. E comunque l'armatura superiore deve comunque essere contenuta all'interno della larghezza collaborante secondo i limiti definiti nella diapositiva precedente. Quindi armature che vanno oltre questi limiti non possono essere considerate facendo parte della sezione resistente. Altro limite, qualsiasi trave deve comunque avere due barre F12 superiori e inferiori, quindi agli spigoli della trave deve esserci comunque due barre di armatura di diametro non inferiori a 12 mm. Riguardo alle armature trasversali, quindi le armature predisposte a riprendere l'azione tagliante, i vincoli sono un po' più rigidi. Allora, in prossimità, qui nella diapositiva è rappresentata una trave con il collegamento, con l'intersezione con i pilastri. In prossimità dei pilastri le staffe, quindi le armature trasversali, devono avere un passo più fitto rispetto alle stesse staffe poste nella zona centrale. Ricordiamo che i nodi, quindi l'intersezione, l'incrocio tra trave e pilastri, sono degli elementi particolarmente importanti, come abbiamo accennato, perché non si instaurano quei meccanismi caratterizzati da una bassissima duttilità. Bene, allora, una prima staffa, quindi una prima armatura trasversale atta a riprendere lo sforzo di taglio, deve essere posta a una distanza dal filo esterno del pilastro non superiore a 50 mm, quindi deve essere all'interno dei 50 mm. La distanza delle staffe successive che vanno verso l'interno della trave è soggetta a dei vincoli precisi. Questi vincoli si differenziano a seconda del livello di duttilità. Quindi per la classe di duttilità A il passo delle staffe deve essere
il minimo tra un quarto del diametro dell'armatura longitudinale e 15 cm. E questo passo deve essere mantenuto per una lunghezza, una distanza a partire dal filo di pilastra definita lunghezza critica pari a due volte l'altezza, l'altezza dell'anima della trave. Per le travi con livello di utilità bassa, il limite è minimo tra un quarto del diametro, 15 cm, 6 volte il diametro longitudinale, e la lunghezza critica è dimezzata, essendo pari all'altezza della trave. Le staffe hanno la funzione anche di circoscrivere la trave, quindi confinare il calcestruzzo, e quindi devono essere ben ancorate all'interno della trave. Ecco perché la norma ci impone che le estremità delle staffe che vanno a chiudere la sezione della trave siano ben ancorate, quindi siano portate verso l'interno, quindi siano piegate con un angolo pari a 135 gradi. Questo per evitare appunto che le staffe soggette a trazione si sfilino, quindi superano la resistenza di aderenza con il calcestruzzo e si sfilano, cosa che probabilmente può succedere se l'armatura, le estremità delle staffe non sono ancorate nella parte interna verso il cuore della trave, ma risultano essere parallele ai lati della trave stessa. Bene, abbiamo visto alcuni dettagli sulle travi, andiamo ad analizzare alcune indicazioni, dettagli in particolare sui pilastri, i pilastri rispetto ai quali abbiamo una protezione maggiore, cioè i pilastri noi vogliamo che non intervengano, sui pilastri non intervengano meccanismi di crisi o di danneggiamento, se non dopo che questi si siano sviluppati soprattutto all'estremità delle travi. Per i pilastri la normativa impone dei limiti abbastanza rigidi e anche precisi. La larghezza, la dimensione minima di una sezione trasversale di un pilastro deve essere superiore o uguale a 30 cm. E il rapporto tra una dimensione e l'altra non deve essere superiore a 0,3. Quindi questo per evitare di trattare delle sezioni rettangolari di pilastri come elementi, come pareti, come muri di controvento. La limitazione di 30 cm associata anche alle altre indicazioni che vedremo in seguito rappresenta un vincolo importante. La valutazione quindi delle sollecitazioni flettenti e taglianti, come al solito, come per le travi, in classe di duttilità bassa le sollecitazioni le ricaviamo direttamente dall'analisi globale della struttura. In presenza invece di strutture di classe di duttilità elevata, allora noi dobbiamo stabilire, quantificare il livello di protezione alta verso i pilastri. Quindi le sollecitazioni con cui noi andremo a dimensionare le sezioni e l'armatura dei pilastri viene valutata attraverso il momento sollecitante MSD amplificato di un fattore alfa, dove alfa è il rapporto tra la somma dei momenti resistenti di tutte le travi che intervengono, arrivano nel pilastro, diviso la somma dei momenti del pilastro, quindi superiore e inferiore, moltiplicato ancora per il coefficiente gamma RD pari a 1.2. Quindi innanzitutto si fa riferimento alle resistenze, quindi la sollecitazione fa riferimento alle resistenze massime delle travi, alle estremità delle travi, e in aggiunta va ancora a maggiorare, quindi quel coefficiente di un 20% attraverso il gamma RD, e quindi a incrementare quella che è la sollecitazione per il dimensionamento e la verifica dei pilastri pari ad alfa per MSD. Tutto questo appunto per realizzare un livello di protezione rispetto a possibili rotture o plasticizzazione che avvengano nei pilastri. Questa condizione, il coefficiente alfa, all'ultimo piano
per le travi e pilastri agli ultimi piani viene assunto pari a 1, proprio perché è molto difficile riuscire a plasticizzare, a superare la resistenza all'estremità delle travi quando ci troviamo in corrispondenza dell'ultimo piano. Quindi, fatta eccezione dell'ultimo piano, tutti gli altri, l'alfa assume quel coefficiente, il valore che abbiamo visto. Quindi per la classe di utilità le sollecitazioni tagliante sono le sollecitazioni di calcolo per la classe B. Per la classe A invece si fa riferimento al criterio semplificato secondo la regola del capacity design o della gerarchia delle resistenze nella terminologia italiana. Secondo questi criteri il taglio sollecitante viene assunto, dovuto all'azione del sismica, quindi qui non esprimiamo il valore del taglio relativo ai carichi verticali, quindi non sismici applicati, risulta essere quindi il momento resistente estremo superiore e inferiore diviso la lunghezza del pilastro, anche qui moltiplicato per un coefficiente gamma RD che al solito è l'1.20. Riguardo alle armature longitudinali troviamo degli altri limiti e in particolare viene limitata la percentuale dell'armatura longitudinale nei pilastri riferita all'armatura del calcestruzzo, quindi l'armatura longitudinale non può essere inferiore all'1% dell'area di calcestruzzo della sezione, visto sulla sezione trasversale. Non può neanche essere superiore, quindi superiore al 4% e dello stesso rapporto. Quindi, i due limiti, uno limita, ci impone di qualora si verificasse, quindi non si verificasse questa condizione, di mettere dell'armatura aggiuntiva, mentre il secondo limite di destra ci impone di cambiare la sezione del pilastro. L'interasse inoltre tra le barre non deve superare 25 cm. Nella diapositiva, questa diapositiva viene rappresentata l'armatura tipica o di un pilastro e la cosa importante che viene evidenziata è che qualora si verifica la necessità di giuntare le armature longitudinali, beh, queste debbano essere fatte nella zona centrale del pilastro, circa metà altezza, perché questa è la zona di minore sollecitazione. Si individuano delle zone critiche all'attacco del pilastro con le travi, alla parte superiore e inferiore, dove in questa zona critica, valutata come estensione tra il massimo delle dimensioni trasversali del pilastro stesso, un sesto della lunghezza del pilastro e 45 cm, in questo intervallo, quindi in questi spazi, il passo delle staff deve essere molto più ravvicinato. Nel valutare quindi l'armatura trasversale, se la guardiamo nella sezione trasversale del pilastro, vediamo quindi una tipica organizzazione dell'armatura longitudinale e dell'armatura trasversale. La norma impone una dimensione minima della sezione trasversale pari a 30 cm. Questa condizione, associata alla massima distanza tra le armature longitudinali, pari a 25 cm, in pratica impone di disporre almeno 3 armature per lato se risulta maggiore di 30 cm. Altro vincolo che ci viene imposto è che la distanza tra le armature non confinate successivamente non deve superare i 15 cm. Quindi se le armature presenti agli spigoli ricevono un'azione di confinamento, quindi di reazione verso spinte che portano verso l'esterno, quindi a spanciare la sezione, nella parte interna questa azione non c'è più. E allora, se non tutte le armature, ma alternatene, una sì e l'altra, una no e l'altra sì, bisogna che vengano introdotte delle accorgimenti opportuni per il contenimento. In questo caso realizzato con dei ganci. Questo contenimento agli spostamenti, alla reazione trasversale, può essere realizzata con ganci, come abbiamo visto prima, con delle doppie staffe sfalsate, oppure con più staffe contemporaneamente. In questa sezione in basso a sinistra vediamo un pilastro, una sezione di un pilastro di dimensioni un po' più grandi, dove troviamo una staffa esterna, troviamo due staffe rettangolari che sono interne,
Milione e in più una staffa a rombo che va a prendere, a realizzare un'azione di contenimento verso lo spanciamento laterale delle armature a metà dei lati. In questo caso quindi, si realizza il contenimento di tutte le armature, ma in generale alcune possono quindi essere non contenute, ma soprattutto quelle del l'azione di contenimento deve fare in modo di realizzare un'azione compatta e quindi all'azione che si sviluppa indotta dai carichi assiali. Abbiamo parlato di lunghezze critiche cioè, degli elementi strutturali, quindi sia i pilastri che le travi, e li abbiamo individuati alle estremità, dove ci viene richiesta un passo più fitto delle staffe, quindi un contenimento e un confinamento maggiore della sezione, quindi del calcestruzzo, non sono i soli. Non sono le sole aree critiche. Indicazioni riportate nel commentario alla norma del 96, quindi al decreto del 96 dalla NIDIS, individua altre situazioni particolari come dislivello, una discontinuità nel muro di tamponamento che quindi fa sì che, in modo che la zona critica del pilastro qui rappresentato sia tutta all'altezza e non solo una parte. Stessa criticità si divide nel dislivello dislocazioni, quindi cambiamento di livello rapido, quindi queste sono tutte le considerate aree critiche, e infine anche i classici pilastri negli edifici tipo Piliti, pilastri al primo piano, dove c'è un salto brusco di rigidezza dal primo piano al piano terra, dove manca l'azione di tamponamento dei muri esterni, e quindi questi pilastri sono i più delicati e più soggetti ad attivare meccanismi di piane, quindi vanno considerati critici lungo tutta la lunghezza, quindi utilizzare un passo di staffatura molto più elevato. Altro elemento critico e importante che richiede attenzione è il nodo strutturale dove si incrociano trave, nodo, trave, pilastro. La normativa distingue tra nodi confinati e nodi non confinati. Un nodo è confinato quando arriva a travi che si dipartono da tutti e quattro i lati del pilastro. Quando manca una trave da un solo lato del pilastro, il nodo non è più confinato, quindi si definiscono nodi semiconfinati o non confinati. Per il confinamento del nodo, la normativa impone anche degli altri limiti, e che riguarda essenzialmente le dimensioni relative tra travi e pilastro, che sono qui in questa slide rappresentata. Il nodo trave-pilastro, quindi, è un nodo particolarmente importante, perché qualora dovessero svilupparsi delle deformazioni anelastiche, delle plasticizzazioni all'interno del nodo, si libererebbero contemporaneamente i gradi di libertà alle estremità di tutte le travi e di tutti i pilastri che concorrono in quel nodo. Ora, per le verifiche del nodo la normativa ritiene che siano soddisfatte automaticamente soddisfatte qualora il nodo sia confinato. Se il nodo non è confinato, allora si richiedono delle verifiche aggiuntive. La lezione di oggi si conclude qui. Nella prossima lezione parleremo delle strutture in acciaio in zona sismica, in particolare degli edifici in acciaio in zona sismica.